Buonasera Gobbi e buonasera Gobbi. Ieri sera stavo preparando due video, mi ero preparato, diciamo, tra virgolette, cosa dire. Uno riguardava l'Inter, la situazione con il fondo americano e la decisione di Antonio Conte di andare via. E, diciamo, tra virgolette, lo sospendo, ne parlerò stasera o domani, magari prima del finale di campionato. L'altro riguarda lo scandalo degli arbitri, la Penna e Pasqua, come ieri già detto, a cui si aggiungono altri direttori di gara e assistenti in questa situazione dei rimborsi gonfiati. Però devo parlare di un'altra cosa, una cosa importantissima che riguarda direttamente la Juve e non queste cose, diciamo, tra virgolette, che sono comunque sia interessanti, ma non principali e prioritarie per la nostra società. Sto vedendo molte persone che stanno cominciando a dare degli aggiornamenti di mercato che io ho detto da moltissimo tempo. Adesso escono articoli che dicono di gente comunque sia molto, molto accreditata, giornalisti. E Ramsey va via. Io Ramsey sono 2 mesi che ho detto che la Juve gli ha detto che già deve cercarsi un'altra squadra. Douglas Costa al Gremio. Circa 15-20 giorni che ho detto che Douglas Costa avrebbe fatto addirittura la Juventus una minusvalenza. Invece con questa soluzione perde il giocatore, ma almeno non facciamo minusvalenza, perché comunque sia, rimanendo di proprietà della Juve, c'è l'ammortamento del costo del cartellino e quindi non ci sarà minusvalenza, o almeno non ci sarà la minusvalenza di 11 milioni di euro. Alessandro in partenza, detto tantissimo. Buffon al Monza, già detto. E vi dico anche un'altra chicca che ho saputo ieri sera. Si è proposto come allenatore della Juventus, del prossimo allenatore della Juventus, Paolo Sosa. La Juventus ha detto no grazie, come ha detto già no grazie a Gattuso e a Inzaghi. E ve lo continuo a ribadire. Se voi seguite i miei video e mi seguite sia su Instagram e sul mio canale YouTube, sapete che comunque sia io queste cose le dico e restano pubblicate e le dico con ampio anticipo. Vengo anche a un altro discorso che è molto importante e è il succo del video che sto facendo. Il 27, come vi dico da molto ma molto tempo, molto prima che tanta gente ne parlava, il 27 maggio c'è una data importantissima per il futuro della Juventus e è il CDA con Exor. Allora, come avete notato in queste settimane, Elkan è molto presente. E sarà presente fino alla data del 27 e sarà presente dopo la data del 27, perché Elkan e Exor hanno deciso di esserci, e questa non è una notizia forse, è notizia reale, e investiranno dei soldi e praticamente sarà risanato i 100 milioni che la Juve ha di plusvalenze da fare entro il 30 giugno, sarà risanato il debito, riappianato il debito e ci sarà una ricapitalizzazione. Quindi, ascoltate bene, saranno azzerati i debiti e ci sarà un investimento per il futuro. Questo è il piano di Exor. Però Exor vuole queste garanzie, che Elkan proceda di pari passo con Agnelli e sia parte integrante delle decisioni, e la Juve deve avere un piano di futuro, diciamo, dal prossimo allenatore fino al dirigente dello staff medico, chiaro e preciso, perché Exor vuole rivincere subito e è disposta a investire, a patto che la Juve ritorni subito a essere tra le top four d'Europa. Questo è il discorso. Quindi le notizie sono a prescindere che la Juve vinca, passi o non passi in Champions, che vada in Champions o faccia l'Europa League, Exor è pronta a sanare il debito e a investire per riportare subito la Juve competitiva ai vertici dell'Europa. Adesso questa cosa uscirà e io ve la sto dicendo con netto anticipo, e non sono le cavolate che dice la gente, questa è quello che mi dice la mia fonte e è una cosa reale. A me, appena è stata detto, io ho parlato 20 minuti fa, mi ha detto questa cosa, io faccio il video e la pubblico. E questa è una cosa che a noi juventini, ci dà fiducia. Quindi io penso che comunque sia, se Elkan si è esposto in questa maniera e se
Erkan è pronto a investire sulla Juventus, noi dobbiamo stare tranquilli. Vi dico soltanto un nome che mi è stato fatto, solo un nome. Innanzitutto Pirlo non c'è pericolo che rimanga, perché parlo, cioè, per chi è amante di Pirlo poi è un problema suo, per me non c'è, perché Pirlo rimane il discorso che feci 2 mesi fa. Pirlo o decide di fare l'Under 23 o gli è stato detto di cercarsi un'altra sistemazione. Zidane Allegri sono sempre i due mister in pole. Mi è stato fatto un nome, Sadio Mané. Io vi dico questo, non mi ha detto trattative cose. Vi dico Sadio Mané. Questo è un nome per l'attacco della Juve. Ragazzi, devo sistemare gli altri video, devo vedere se riesco a fare gli altri due contenuti con l'AIA e con la storia dell'Inter. Per il momento, fino alla fine, forza Juventus e tutto il resto delle squadre. Merda.